Speciale elezioni 2013, senza barcode, Liberi TV comincia. Cominciamo da qua, Altare della Patria, Roma, con Chiara Colosimo. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Chiara è seguita da Senza Barcode e dalla sottoscritta già da un po' di tempo. Vorrei però che ce lo spiegassi tu perché. Ti faccio due domande. Vicenda Fiorito e la più giovane di... Del Consiglio regionale del Lazio e anche d'Italia, almeno per quanto riguarda le donne. Io sono stata chiamata a ricoprire il ruolo di consigliere regionale e di capogruppo del Popolo della Libertà quando è scoppiato il caso Fiorito. In realtà fino a quel momento avevo lavorato in silenzio molto spesso, avevo lavorato soprattutto per la mia generazione, avevo lavorato per la necessità di affermare un principio molto semplice. Il principio molto semplice è quello che, a prescindere dalle appartenenze politiche, si può e si deve essere delle persone corrette, oneste e leali. Quello che è successo nel Consiglio regionale del Lazio ci ha messo tutti in discussione e in quel momento io in realtà non volevo nemmeno prendere le redini di quel gruppo, perché prendere le redini di quel gruppo voleva dire in qualche modo mettere la propria faccia a quella di Franco Fiorito, e questo per me non era così facilmente, insomma, fattibile, e nemmeno era più un onere che un onore, diciamo. Ho scelto di farlo semplicemente perché credevo che toccasse alla mia generazione, credevo che toccasse a quelli che non avevano problemi né con le ostriche né con le champagne di dare fiducia a quei cittadini, o comunque a tentare in tutti i modi di dimostrare che non siamo tutti uguali. L'ho fatto fino a quando è stato possibile, e cioè fino a quando in qualche modo il Popolo della Libertà, pur essendo completamente latitante, mi ha lasciato libertà d'azione. Quando ho iniziato a dire che avevo sbagliato a revocare tutti i contratti a progetto, che avevo sbagliato a revocare contratti milionari con la Telecom, che alcune cose dovevano essere pagate, io ho seguito Giorgia Meloni e sono confluita in Fratelli d'Italia, che è un partito neonato, non piccolo ma neonato, e che secondo me crescerà molto e che comunque vuole smettere di vergognarsi per quello che fanno gli altri. Quindi noi rendiamo conto per quello che facciamo noi, e ringraziando il cielo io non devo più dare giustificazioni per Franco Fiorito. Meraviglioso, cioè Chiara, io la prima volta che l'ho seguita proprio alla lettera, ogni parola, è stato al giorno prima che tu venissi nominata capogruppo del PDL. Ho detto bisogna metterle gli occhi addosso e non lasciarla più. Quindi Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, insomma neonato, un bel gruppo però, perché insomma si vede per Roma e per l'Italia una grande campagna elettorale. Noi come Senza Barcode ci occupiamo di diritto di famiglia, bambini, genitori separati, padri separati. Cosa c'è nel vostro programma che può interessare ai nostri utenti di Senza Barcode? Fratelli d'Italia sta facendo una bella campagna elettorale, come dici tu, anche se senza soldi, e questo dimostra che si può fare e che quindi non bisogna essere per forza milionari per fare politica. Noi abbiamo articolato il nostro programma in una serie di punti che si dividono in sfide e scelte. Le sfide sono i temi che vogliamo andare a trattare e le scelte sono le azioni che vogliamo andare a fare, perché in un momento in cui la politica parla e basta, noi vogliamo declinare anche il modo di fare le cose. E quindi la sfida che ci può interessare in questo caso è quella relativa alla famiglia, alla natalità e a tutto quello anche che riguarda in generale i diritti per i nuovi genitori. Giorgia Meloni, già da Ministro della Gioventù, fece un pacchetto che si chiamava Diritto al Futuro, in cui metteva le giovani coppie al centro della sua azione, perché è inutile far finta di nulla. Oggi è una sfida, è veramente una specie di eroino che si mette a fare una famiglia in questo caos totale, senza nessun tipo di paracadute, in cui praticamente il mutuo sembra che ti fanno un onore per fartelo, quando in realtà comunque ti stai accollando una spesa. Quello che noi immaginiamo è la possibilità, intanto abbastanza rivoluzionaria, di mettere in campo il condiviso bis. Voi che ve ne occupate sapete che molto spesso c'è un problema relativo all'affidamento di questi bambini, ma invece di pensare a chi ha più diritto di stare con il figlio tra mamma e papà, bisognerebbe pensare a qual è il meglio per il bambino, e nella maggior parte dei casi il meglio per il bambino è poter passare tanto tempo con la mamma quanto col papà per non soffrire il distacco. Noi immaginiamo ovviamente quindi delle politiche che incentivino la natalità, ma che poi aiutino quelle famiglie che non ce la fanno. Facciamo un esempio su tutti: in questi giorni è tornato prepotentemente in campo il tema dell'aborto e anche di come affrontare questo tema. Noi crediamo
che per esempio la 194 vada affrontata per intero e che quindi la politica, invece di occuparsi soltanto del modo più facile con cui abortire, potrebbe occuparsi di come non far abortire le donne che ad esempio abortiscono per questioni economiche. Faccio un esempio su tutto, è stato in Lombardia, è stato varato qualche anno fa il Fondo Nasco, che è un assegno praticamente per tutte le donne che decidono di non abortire e che dichiarano di voler abortire per questioni economiche. Ecco, in quel caso la Regione, io spero che lo faccia anche la Regione Lazio, l'avevo già proposta in questa legislatura, mette a disposizione di quelle donne un assegno mensile per i primi 3 anni di vita, che permette quindi alla donna che vuole tenere suo figlio di tenerlo. Già sentire parlare qualcuno di condiviso bis e sa di cosa parla, a volte a noi sembra un po' strano, perché quando abbiamo parlato di 957 qualcuno ci ha guardato con gli occhi sbarrati. Ancora un paio di domande, poi ti lascio ruota libera con la tua opinione su tutto quello che sta succedendo. Auto blu e sanità nel Lazio. Beh, io sull'auto blu gioco in casa, perché sono stata eletta Presidente della Commissione Mobilità il 1° febbraio dell'anno scorso e il primo atto che ho fatto da Presidente della Commissione è stato rinunciare all'auto blu. L'ho pubblicizzato, sono stata l'unica in tutta la regione che l'ha fatto e l'ho fatto per una questione personale, l'ho fatto perché io non tollero l'idea che ci sia qualcuno che mi aspetti, se sto in ritardo voglio poter fare il ritardo, siccome capita, devo confessare, se c'è qualcuno che mi aspetta fuori casa è brutto. E poi per un motivo molto semplice, credo che non ci sia niente di più distante dalla cittadinanza di far vedere che tu giri con l'autista e l'auto blu, quando il mestiere del politico deve essere, non è un mestiere ma è una passione, e quindi a quel punto deve dimostrarla anche questa passione. E quindi girando, io per esempio oggi sono venuta qui a piedi perché ho il comitato qua dietro, ma normalmente uso la mia Vespa. Ti aspettavo con la Vespa oggi, infatti. Sono venuta a piedi, esatto, oggi sono venuta a piedi perché ho il comitato qua dietro e con questa giornata ho fatto una passeggiata. Però l'auto blu è uno degli scandali della politica italiana, non soltanto per il numero di auto blu impressionanti che comunque comporta una spesa, ma più che altro per il messaggio che si dà, che è un messaggio di distanza quando dovrebbe essere tutt'altro. Per quello che riguarda la sanità, io ho spesso detto e dichiarato che non sono d'accordo sulle politiche che si stanno facendo in Regione Lazio sulla sanità. Non sono d'accordo né con le politiche che sono state fatte in precedenza né con queste, perché quando si parla di sanità e quando si parla di posti letto non si parla di numeri, si parla innanzitutto di persone che stanno male e che quindi prima di essere trattate semplicemente come un calcolo algebrico, quindi taglio di qui, metto di lì, forse bisognerebbe imparare a capire qual è la necessità. E faccio questo esempio perché io credo che se io, mia mamma, chiunque di noi stesse male, non andremmo dal primo medico a farci curare per una cosa seria, per un tumore, per un'operazione e così via. Quindi quello che deve essere garantito a tutti gli effetti è il primo soccorso, mentre spesso chiudendo gli ospedali non si garantisce nemmeno il primo soccorso. Il cittadino di Subiaco, faccio un esempio su tutti, non vuole operarsi all'Anca all'ospedale di Subiaco, viene comunque a Roma a operarsi all'ospedale di Subiaco, ma quando a Subiaco ci sono 30 cm di neve e ci mette probabilmente 2 ore a venire all'ospedale di Roma e non si sente bene, può essere curato a Subiaco oppure no? Questa è la grande questione, e uno dei modi per affrontare le spese che comunque ci sono e che comunque vanno riviste è ad esempio, a mio avviso, quella di rivedere il ruolo dei medici generici e dei medici di base. Molto spesso nei pronto soccorsi tutti noi abbiamo fatto delle file lunghissime, c'è un modo per evitare queste file e tutte le spese, e cioè che ad esempio i codici verdi e i codici bianchi non vadano più in pronto soccorso, ma vadano da quei medici di base che noi dovremmo organizzare come le farmacie, quindi con dei turni. Chiara, ancora 2 domande, poi veramente ti lascio andare, che so che sei presissima e sempre di corsa in questi giorni. I nostri utenti ci chiedono informazioni sul divorzio breve, che è una questione che noi seguiamo da vicino, e per, anche se sembra strano metterlo in questo elenco di domande, anche qualcosa sull'editoria, editoria del Lazio. So che la Polverini ha tolto un contributo che c'era l'anno scorso per l'editoria e i piccoli editori laziali. Per quello che riguarda il divorzio breve, è una di quelle questioni che è difficile trattare in tempi ristretti, perché tratta ovviamente una parte importante della vita di ognuno di noi, a livello legislativo è delicatissimo. Io credo che, così come sull'aborto, si debba immaginare delle soluzioni alternative, si debbano immaginare anche in questo caso. Credo che
i matrimoni in questo periodo siano in grande netto calo, come noi sappiamo, e che quindi magari il problema del divorzio è un problema che viene da quello e viene dalla voglia della gente di sposarsi e poi cambiare strada. Probabilmente quello che noi dobbiamo andare a garantire in questo momento è semplicemente la possibilità di scegliere, senza lungaggini burocratiche che ovviamente portano un aggravio di spesa sia per lo Stato che le tiene, sia ovviamente dei problemi per chi poi le affronta. È anche vero che io non credo che la strada per risolvere le questioni dei divorzi sia quella di incentivare o aiutare le persone a divorziare. Per quello che riguarda l'editoria, io ho seguito l'anno scorso la questione relativa alla piccola editoria, perché seguivo la fiera Più Liberi, Più Liberi, però la questione sul taglio fatto dalla Giunta Polverini purtroppo è un taglio dovuto, che io non condivido, e non condivido come molte altre cose fatte dalla Giunta Polverini, perché credo che soprattutto in una città come Roma siano i piccoli editori che portano avanti le battaglie culturali, le battaglie di riconoscimento di alcune tradizioni e così via. Quindi credo che anche qui, invece di andare a tagliare sul piccolo, così come si è tagliato sul piccolo artigianato per aiutare invece i centri commerciali, anche in questo caso bisognava fare una scelta opposta e quindi scegliere magari di non aiutare la grande casa editrice, ma di aiutare il piccolo editore. Direi che manteniamo sicuramente una finestra aperta su Chiara Colosimo, chiaracolosimo.it. Potete leggere la sua biografia e tutti i suoi vari eventi. Grazie. Grazie a voi. Scusa. Di che?